quando vuoi. Allora, questa, Claudio, è una storia che in maniera un po' sorprendente è qualcosa anche di autobiografico, no? Per te, quindi questo personaggio che interpreti è un po' un palermitano in trasferta che ritorna dopo molti anni dalle sue parti, cioè in Sicilia. Ti ricorda qualcosa questo, no? Ma è stata veramente una cosa straordinaria, fortuita. Un anno e mezzo fa, dopo 27 anni di vita a Roma, ho deciso di tornare a vivere a Palermo e il primo lavoro che becco è di un palermitano che torna a vivere a Palermo dopo tanti anni a Roma. Le cose fantastiche che accadono nel mondo dell'arte e della recitazione. Questo mi ha permesso di metterci un carico emotivo, forse in più in questo personaggio che ho amato fin dal primo momento, scritto da Gaetano Savatteri, che è un altro siciliano che è andato fuori e che ha in qualche modo osservato con la giusta distanza, con una lente, e un obiettivo molto esclusivo, la cultura siciliana. E che non ha fatto sconti sicuramente a tutte quelle che sono anche le contraddizioni, i luoghi comuni a cui siamo tanto abituati. Quindi ha dato, diciamo, questa frusta in mano alla Manna che non perde occasione di prendere in giro un po' questi stereotipi, questi luoghi comuni, animato solamente però dalla speranza, diciamo, questo cinismo poi alla fine nasconde anche la sua autentica speranza, genuina speranza di cambiamento e di riscatto per questa terra. Senti, in qualche modo mi sembra che, ecco, dopo questi anni, dal punto di vista personale, come dire, un pochino un patto di Faust, cioè si avvicina a un mondo che è quello della politica, impersonale, magari freddo, magari basato solo sugli interessi, torna e scopre, da una parte l'amicizia, dall'altra di amare profondamente, la scoperta delle persone che vivono in una realtà come quella in cui si trova a trasferirsi, no? Quindi c'è un cambiamento molto forte per lui nei confronti del rapporto con chi sta intorno al suo mondo. Esattamente, esattamente. È come se la Manna che scappa dalla Sicilia molti anni prima e che si butta nel mondo della politica o comunque di questa Roma piena di distrazioni, anche di dissolutezza, di feste, di party, lo abbiano in qualche modo ubriacato per non vedere, ecco, per non vedere ciò che aveva lasciato alle spalle. C'è anche una backstory, della morte di sua madre, per esempio, in questa casa di Macari, che viene subito fuori fin dal primo episodio. E quindi è stato un allontanamento che poi, appunto, gioco forza, ha portato il suo conto, al protagonista. Con questo licenziamento lui è costretto a fare i conti con questi fantasmi, a tornare lì. E forse hai ragione a riscoprire un aspetto più umano anche di se stesso, un aspetto più sincero, più autentico nei confronti del suo vecchio amico, per esempio Peppe Piccionello, che è super genuino di cuore, non puoi non volergli bene, e c'è un affetto enorme fra questi due personaggi. E in più anche scopre anche la capacità di innamorarsi di nuovo. E quindi di trovare anche forse l'amore vero. Ci sono molti generi, no? In questa serie, una cosa che un po' stupisce, nel senso che c'è la commedia, oltre al giallo, c'è un po' la parte più sentimentale, ci sono dei momenti quasi di una causticità, insomma, quasi grotteschi. Ecco, in che modo ti sei trovato poi in questo registro che, nonostante la drammaticità stessa degli eventi, soprattutto nel primo episodio, appunto certe volte un po' stupisce rispetto alla consueta fiction, direi, uno prima serata. Esatto, insieme al regista Michele Soavi ci siamo più volte chiesti che tono usare per questo Macari, perché leggendo i romanzi effettivamente, come dici giustamente tu, è una commistione di generi, ci sono un po' tutti e il noir e il giallo diventa solo un pretesto per raccontare le personalità, il vissuto di questi personaggi. Ed effettivamente la vera curiosità di La Manna non è tanto trovare il colpevole, farlo arrestare o sventare il crimine, ma quanto capire quali sono le dinamiche emotive che ci sono dietro certi fatti anche,
anche di sangue. Quindi è più una curiosità antropologica che muove la manna, non la voglia di giustizia tout court, ma cercare la verità nelle cose e quindi anche le responsabilità, per carità. Però è più questo che lo anima, sì. Senti, in qualche modo c'è stato un picco di ricerche sul Golfo di Macari, San Vito Lo Capo e quelle terre lì, perché specie in periodo di fine pandemia, speriamo sia fine, è veramente incredibile vedere quegli scorci e quegli scenari. Ci fanno sognare, ci fanno sognare. Davvero, ecco, è una Sicilia che è veramente una terra in cui tutti ci immaginiamo come nomadi digitali, in qualche modo. Come viene fuori, secondo te, la tua Sicilia questa serie? Viene fuori molto molto bene, io quei luoghi li conosco fin da ragazzo, ci andavo tutte le estati, c'ho un amico che ha una casa lì e ci ospitava molto spesso e volentieri, quindi sono luoghi così come Gaetano, anch'io li conosco molto molto bene, sono luoghi dell'anima, sono luoghi di vacanza, di spensieratezza, di leggerezza, luoghi selvaggi ancora incontaminati dal grande turismo. Mi auguro che insomma questa fiction renda merito a questi luoghi che sono sempre sempre sorprendenti, anche per chi li conosce come me da tanti anni. Un tramonto a Macari è uno degli spettacoli più meravigliosi che si possano immaginare. Grazie, grazie mille. Grazie a te. Se durerà 37 film in 20 e qualcosa anni con Calvano, anche la serie. Non so cosa augurarmi, ma in corso di vita. Grazie, grazie, Claudio. Bocca al lupo, grazie. Ciao. Ciao, Mauro.